Ciao a tutti, benvenuti, io sono Christian Ares, video e benvenuto a questo nuovo video dedicato, attenzione, a Dark Ascended. Allora, ho trovato finalmente un cucudrillo, questa cosa vestita di verde sono io. Allora, cercavo Sarcosuco, invece ho trovato quello lì, il coccodrillo ancora più grande, quindi mi sono costruito una sorta di basetta dove c'è un lottino. E dei tetti in modo tale che il nostro Italo sta in perfetta sicurezza. Ci ho messo anche un lettino nei casi in cui le cose non vadano molto bene. Allora, praticamente non è di livello altissimo, ma ragazzi, potersega, poi ce l'ho il mio livello. Vediamo un attimino. No, non mi vada via. Allora, un Danosuchus di livello 25, quindi vediamo un attimino, mi tolgo anche. Sto perdendo pixel su pixel. Allora, praticamente bisogna aspettare che si rilassi. Una volta che si è rilassato, bisogna andarci con molta cautela e poi dargli da mangiare le crocchette oppure la carne pregiata. Dovete metterlo ovviamente nell'ultimo slot. Cominciamo a scendere. Ok, sta sbadigliando, quindi in teoria no, manco fa così. Ah, quella era la coda. Ah, bisogna fare molta attenzione. Allora, essendo di livello 25, in teoria non dovrebbe metterci tanto. Ok, allora avviciniamoci. Scusi, signore, senza offesa alcuna. Preso! Primo colpo? Così veloce, easy? No, ok, va bene, d'accordo. Me lo acchiappo subito. Io pensavo di metterci molto, molto più tempo. Vabbè, livello 25, quindi non è tantissimo. Intanto qua ci sono le piante, quelle lì, X. Praticamente prendendole con le mani. Facendo così vi prendete i semi X, eccolo lì. Ho ottenuto semi. Vabbè. Vediamoci che questo non è un. Allora, praticamente per tenerlo cauto ho dovuto fare una piccola strage con Italo. In sostanza ho dovuto distruggere qualche animaletto che era qua intorno, tipo le rane diavolo e via dicendo. Allora io direi che questa cosa qua possiamo anche lasciarla. Allora, andiamo un attimo, torniamo in base. In base costruisco la sella e poi la andiamo a provare. Ci vediamo in base. Ok, allora siamo tornati alla base. Allora, la sella di del Deinokutsu de, Deinu 5 minutes later. la, ok, allora la sella del Deinosuchus, che l'ho dovuto dire per altre 40 volte perché poi voi vedrete stata la parte finale. Vabbè, comunque la si ottiene a livello 74. Ci siamo. Ah, poi nel Deinosuchus è la cosa figa, mi pare che si possono anche usare le armi. Ebbene sì, è anche molto veloce per quanto riguarda è praticamente un animale, non direi perfetto, però è molto utile soprattutto su The Center, anche su The Island, però qua essendo molto un arcipelago, quindi pieno di isole. È molto utile perché essendo un anfibio può andare sia che in acqua che in terra. In terra ovviamente è lento come una merda, però vabbè, non è tanto lento come pensassi comunque alla fine. Vediamo un attimino, però in acqua batte, cioè è veramente molto veloce. Guardate quanto è veloce in acqua. Poi può andare in profondità, quindi è molto forte. E adesso dovrò livellarlo perché a livello 25
onestamente non... quindi nulla ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, ditemi la vostra, di cosa ne pensate di dei Deinosuchus. Secondo me è un animale bellissimo, è anche molto utile qua dentro. Ovviamente io sono riuscito a catturarlo adesso perché non riuscivo a trovarne manco mezzo, infatti ero partito per cercarmi il Sarcosuchus, che praticamente è la versione mini me del Deinosuchus, quindi alla fine... La cosa buona è che se vi stanno, se voi guardate indietro e mordete, no, vabbè, voi potete vedere dove indicate, lui praticamente va a mordere, quindi si gira di scatto quando andate a mordere, quindi è molto carina. Quindi vi stanno attaccando alle spalle, vi si gira così e si mangia la coda, così, giusto per farvelo notare. Quindi le mosse sono L3, poi il morso normale con RT, quindi no, R3 la codata, LRT il morso, e poi caricare con LT. Tenendo premuto si va al 100%, una volta lasciato, boom, parte il morso. Quindi ragazzi siamo giunti ai saluti, un saluto a tutti belli e brutti, vostro Cristian Ares, ci vediamo al prossimo video, prossima live, bella.